Ciao a tutti, bentornati su Fanatico Reloaded. Oggi è un vlog perché da tempo che non faccio un vlog, mi è riuscita un po' male, comunque non fa niente, taglierò. E perché questo vlog? Perché oggi faremo l'unboxing di una cinesata, cioè questo. A me serviva un phone per la palestra. E questo poi ve lo faccio vedere. Io ho questo a casa, L Power Roventa, per chi non si accontenta, che ha una potenza di vediamo se me lo dice, mi pare 1000 e passa 2100 power di potenza. E questo però è troppo grande per me, per la palestra, perché più di tutto la borsa è un po' risicata, non so dove appoggiarlo, regà, per terra, perché la meglio soluzione è per terra, che non c'ho proprio più spazio, sono pieno di roba, c'è pure la luce, sta sotto, dovrebbe stare di fronte. Faremo l'unboxing e lo proveremo pure, quindi stacchiamo un attimo la presa del Roventa, per chi non si accontenta, pubblicità occulta assolutamente. Ed in modo che poi ci possa attaccare la spina di questo qua. Se uscire fuori dall'inquadratura non è molto professional. Questo me lo dà come 1800 watt, kilowatt, watt, che sono 1800 watt power. Comunque è un asciugacapelli, guarda, ho appena comprato, costa tipo 15 euro, quindi anche se mi dovesse succedere qualcosa in palestra, che me lo perdo, me lo rubano, roba del genere, o mi si rompe, sono 15 euro, scialla, insomma. Lo apriamo, vediamo com'è composta la confezione. Ecco, ci sta, è molto piccolo. Qui c'è questo beccuccio che va sulla parte, diciamo, davanti, questo beccuccio, ok. E poi abbiamo il vero e proprio apparecchio, eccolo qua, imbustato. La scatola adesso è vuota, è imbustato. C'è il manualino, per carità, serve il manuale, perché questo ci vuole una laurea per usarlo. La spina, per fortuna, è normale, non è di quella Siemens, che è un attrezzo per, se no sarebbe un po' complicato per, diciamo, attaccare le prese, che non sono tutte universali. Io direi, è molto piccolo, sì, è da viaggio, questa è la bustina che posso fare qualcosa. Prima di vedere questo voglio vedere un attimo il manuale, cosa dice. Sono tipo due pagine proprio, che questo fa anche, diciamo, da garanzia. E manico che si chiude, come vedete, si apre e si chiude così, proprio da viaggio, direi che è proprio da viaggio. Diciamo che adesso io sbroglio il filo in qualche modo. Qua non ci stanno questi cacchio di cosi, che di laccetti, mi fanno impazzire, perché sono talmente avvitati. Ma no, da questo effetto luce mi fa una faccia un po' demoniaca, diciamo. Eccolo qua, lo andiamo a provare. Questo è testato per, diciamo, è dato per, dunque il modello è 5628N, per chi lo volesse vedere. Manualetto proprio ridotti al minimo, è un Deplian, praticamente ci sta scritto tutto. Ok, ovviamente non dovete atturare qua, perché poi, come tutti i phone di ultima generazione, va in autoprotezione e si spegne e bisogna aspettare che si fredda. Ho attaccato la spina e vediamo che cosa succede. Dov'è il pulsante? Si sente, va benissimo. Allora, ci sono quante velocità ci sono? Vediamo un po'. Una, due. Due velocità, ma anche il Roventa che avevo a due velocità, comunque funziona, non poteva essere altrimenti. C'è un aggeggio molto carino, però un bel design, molto compatto, va benissimo nella borsa. Tech One, lo sto per inaugurare praticamente, vedo che mo cerco di andare in palestra in qualche modo, anche se questa settimana è il quinto giorno che ci vado, vabbè, ci sono mandato così tanto. Il filo ha sempre questi cacchio di problemi che si annoda fra di loro, e qui bisogna avere pazienza. Allora, diciamo che l'unboxing e il testing di questo aggeggetto molto piccolo funziona, non poteva essere altrimenti. Grazie della visione, alla prossima.